Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Nicola, che mi chiede di parlare del film del 2017 La Fratellanza, scritto e diretto da Rick Roman Vogue, che mette in scena praticamente il classico film di carcere, redenzione, però attraverso un sistema di flashback avanti e indietro che non è assolutamente male su quel punto di vista. Ci sono alcune cose di scrittura che sono veramente un po' tirate coi dadi, ma la storia è gradevole, insomma. È un film che riesce comunque a colpire proprio per come riesce a farci entrare, insomma, in questa storia nera, in questo poliziesco drammaticissimo, in questo prison movie. La storia è sempre quella, in un certo senso, però qui è rimaginata bene. Insomma, la storia è quella di Jacob Harlon, che è comunque un uomo d'affari, con la moglie Kate e il figlio Joshua, che praticamente una sera va a cena con i suoi amici Tom e Jennifer, poi purtroppo durante il ritorno incidente in auto, aveva bevuto qualche bicchiere di troppo e ci scappa praticamente il morto, omicidio colposo, e si deve fare 3 anni. Il nostro entra in galera, gli dicono però non farti valere tutto il resto, quindi mentre è lì, insomma, riesce a farsi valere con uno nero enorme, appunto, di una fazione, e lì viene avvicinato dalla fazione dei nazisti, praticamente, che gli dicono: guarda, il carcere è diviso tutto in fazioni, etnie e razze, te vieni con noi così non ci sono cazzi. Lui va con loro, ma lentamente in realtà incomincia a salire, diciamo, la gerarchia, fino a dover commettere atti incredibili, oltre a farsi tatuare di tutto svastiche addosso per cercare di salvare la moglie, in realtà. E tutto questo è una discesa all'inferno, sì, che però viene intersecata, come ho detto, bene dai buoni flashback, e lascia con un finale amarissimo, in realtà, finale dolentissimo, e che rende praticamente l'uomo di nuovo una bestia non a caso, e con quel finale veramente tremendo e quell'idea, insomma, di perdono che in realtà non dovrebbe essere mai arrivato. Secondo me è un film però che lascia soddisfatto, al di là di alcune lacune di sceneggiatura, alcune cose retoriche, alcune cose che fa: ma perché cazzo l'hai fatto? Ma per il resto comunque è una bella fotografia di Dana Gonzalez, che tenta un certo tipo di realismo. Ci sono delle scene, 2 o 3 inquadrature che vogliono ricordare 2 sequenze, proprio il Cronenberg della Promessa dell'assassino e History of Violence, si vede a un chilometro. Le musiche di Antonio Pinto ogni tanto rompono il cazzo, ma però sono buone e utilizzate bene per un film classico, perché di Carbon Prison Movie comunque è un film interessante, anche per vedere come un uomo tranquillo, onesto, per niente razzista, va a rifinì in mezzo a dei casini e ad ariani assoluti, che un'altra volta però fa intuire quanto in realtà facciano affari con tutte le altre razze e etnie senza alcun problema, che è quasi tutto di facciata e chissà cosa c'è sopra. Il problema è che non si capisce bene cosa c'è sopra. Tutta la prima parte, quella della galera, la prima volta prima che lui venga poi trasferito nel carcere massima sicurezza, secondo me funziona molto meglio. La seconda funziona abbastanza bene, la terza si incarta un po' nel volerci regalare un protagonista che comunque ha le svastiche, fratellanza ariana, e deve essere il buono. È veramente difficile a un certo punto crederci, comunque il tempo lo fa passare volentieri e c'ha un buon ritmo, ripeto, niente di che. Però se amate il prison movie, questo è un film che comunque ha delle sue belle qualità nella messa in scena, nella recitazione, perché per gli attori sono tutti bravi. Un ottimo Nicolai Coster-Aulb, che praticamente si trasforma, è veramente una trasformazione dall'uomo, diciamo, casa e chiesa, al capo praticamente del crimine di tutte le galere. Ma questo, appunto, racconto mescolato ci rende la sua recitazione molto interessante. È un film, insomma, che funziona, sempre che naturalmente non si cerchi la grandiosità. Quella è un film tipo Cella 211 o altro. Qui, ripeto, è un classico film, probabilmente un po' visto e rivisto, ma che il sottoscritto comunque ha gradito. Il tempo passa, il ritmo ce l'ha, la tensione è abbastanza buona, ripeto, nonostante ogni tanto si navighi un po' in un mare di già visto e già sentito. Il link è qua sotto, dai sul patto, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante del super grazie per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a giro per l'Italia. Prima di mestiere, che comunque il tempo lo fa passare, decidete un po' voi.